Un saluto cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. La palla di pelle, rassegna stampa di oggi, sabato 3 agosto. Partiamo dal Corriere dello Sport. Due pezzi particolari, interessanti. Il primo di Cristiano Gatti e dice, va a esaminare le medaglie di gesso o di cartone, cioè il quarto posto. E c'è uno speciale non medagliere che il suo sito, che il sito Reddit, si è preso la briga di curare tutti i giorni. Lo speciale non medagliere. Potremmo definirlo in tanti modi, è la classifica delle medaglie di legno, di gesso, di cartone, materialmente. È la fetentissima graduatoria della sanguinosa delusione, quella dannata atmosfera di dolore e di rabbia che aleggia appena un metro oltre, sotto, dietro al podio olimpico. Con spirito olimpico e doveroso rispetto, Reddit la chiama quasi medaglie. Le più atroci sono ovviamente quelle del quarto posto, che guarda caso, alle volte le combinazioni in questo momento vedono l'Italia prima, superpotenza della frustrazione. Le non medaglie stanno lì, a un pelo dai metalli preziosi e dalle celebrazioni. Ti fanno annusare la gloria e poi svaniscono facendo il gesto dell'ombrello, come sa bene la nostra adorabile Pilato, signora e regina di questa classifica, perché a lei è mancato addirittura un solo centesimo. Uno stupidissimo centesimo nei 100 rana, beccandosi per sovrapprezzo il sarcasmo snob della Di Francesca, che non aveva capito, questo lo aggiungo io, per quale motivo fosse così felice la Pilato. Come si supera la sindrome della quasi medaglia e il complesso del quarto posto? Lascio volentieri il tema ai crepet, psicologo, perché tra tutte le psicoricette non ne trovo una decente. Per quanto la speciale classifica ci veda primi, non vorrei mai che gli azzurri cominciassero a curare questo ripugnante non medagliere nascondendosi nei fienili. L'importante è partecipare e va bene, ma mai dimenticare che un oro olimpico vale 100 kg di quasi medaglie, anche se non l'ha detto De Coubertin. Ci tenevo a leggere questo pezzo. C'è un altro pezzo che esula un po' dal calcio, dal Milan. Ma è un pezzo interessante, è del direttore Ivan Zazzaroni e torniamo ancora al Khelif Karini. Vi ricordate l'incontro di boxe alla Karini dopo 46 secondi ha lasciato il ring. Ivan Zazzaroni, una resa irrispettosa, lui è critico con la Karini. Quei 46 secondi li avrei evitati. Sarebbe stato decisamente più sportivo non salire proprio sul ring. L'abbandono di Angela Carini dopo il primo pugno, che non l'ha nemmeno scossa, ha infatti prodotto un effetto deprecabile. Ha alimentato la demolizione mediatica dell'avversaria, alla quale non riesco ad attribuire alcuna colpa. Ieri si è agitata addirittura la federazione ungherese, invocando l'apertura di un'inchiesta. Ma inchiesta per che cosa e su chi? Su un atleta che ha alle spalle partecipazione ai mondiali in India e in Russia e decine di altri incontri, molti dei quali persi? Anche i pugni delle donne fanno male, malissimo quando sono precisi. Confesso tuttavia di aver pensato che Angela non aspettasse altro. La sua resa mi è sembrata irrispettosa, perfino nei confronti di tutte le avversarie che in passato avevano affrontato, vincendo, perdendo. La pugile algerina. Quella di Angela è stata in fondo l'unica accensione, peraltro evitabile, di una dimenticabilissima spedizione della boxe italiana, chiusasi con la sconfitta del super massimo bolognese Diego Lenzi. E in effetti, per la prossima Olimpiadi, diciamo il comitato, diciamo la federazione del pugilato italiano ci sta pensando. Titolo: Cantiere Giuntoli. Coop, arriva il rilancio, Juve sotto pressione, tra 16 giorni si gioca, mancano 4 acquisti. E senza andare alla Juventus, mi sembra di ricordare qualche altra squadra. A
oggi mi sono vestito elegante, grigio, e ho messo questa 1899 con l'immagine di Chilpi. Solo Pippo ferma Inzaghi, il Pisa avanti con Piccinini e resiste agli assalti dei nerazzurri, poi Bissek firma il pareggio in pieno recupero. Impressioni d'agosto di Massimiliano Gallo. Piace questa mentalità, non si molla mai. C'è sempre questo Gaslorowski, c'è il nome per la difesa dell'Inter. Sì, ma questo costa 15 milioni, è un under 19 da 15 milioni. Vabbè, vediamo, può rinnovare per 2 anni con una clausola da 40 milioni, dice. Conte freme, gli manca il 9. Lukaku aspetterà il Napoli fino all'ultimo, Osimhen in ghiaccio. Il Paris Saint-Germain in silenzio, Chelsea non gradito e Arsenal sullo sfondo. Voglio capire perché Chelsea non gradito. Vediamo, non capisco perché il Chelsea, l'idea di andare al Chelsea in prestito in cambio di Lukaku non ha letta per niente Osimhen e l'Arsenal è sullo sfondo. Vediamo Napoli, un sogno che si realizza. Rafa Marin ha parlato. Juve 7 giorni per Coppa, le grandi manovre su Nico Gonzalez. C'è il Brest, Thiago cerca progressi. Alle 21 su Sky e DAZN. Thuram Junior lo volevo e sono qua. Roma, i gol per la storia. Dovbyk, Friedkin mi ha convinto. Prima l'Olympiacos, poi l'Inghilterra. Sule e Dal pronti all'esordio, tornano a giocare anche gli azzurri, oggi in gara, oggi la gara, dopo la gara il volo per Birmingham. Diavolo all in su Abraham, nuovo piano per la Roma, il club giallorosso vuole 30 milioni cash, il Milan non glieli darà mai. Il Milan proverà a rilanciare inserendo Okafor nella difficile trattativa. Voi che mi seguite, la notizia su Okafor l'abbiamo data 3 giorni fa, adesso speriamo che sia vera, perché un conto è darla, un conto bisogna indovinarla. Nessuno è padrone del calcio, dice Giancarlo Abete, non c'è nesso tra percentuali e crescita del sistema, i dilettanti qui pesano meno che in altri paesi, sia il dialogo, no ai giochi di potere. E lui è il presidente, il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti. Fiorentino un attacco con 4 frecce, Gutmundsson e Berardi insieme a Colpani e Kean, ecco il progetto di Palladino. Un grande intrigo dei portieri, De Gea e Kepa in corsa. Stipendi alti per gli spagnoli, ma c'è una strada, soprattutto per l'esubero del Chelsea. Questo per quello che riguarda Firenze. Bologna, Logan, Stagga, Hummels, vediamo. Il sì del Cosenza a Osemauri torna dunque, Serie D, Errani, Paolini nella storia, incontenibile la gioia di Sarita, pazzesca, sia vero un sogno al mio ultimo tentativo olimpico, grinta Musetti, non è finita, a me il bronzo, cede a Djokovic che a 37 anni insegue l'unico titolo che non ha, domani la sfida con Alcaraz, i 2 di argento, Oppo e Soares preziosissimi, il Re Leon, parlo di Marchand, dominatore del nuoto, il simbolo del nuoto di questa Olimpiadi, vediamo, Jacobs si è qualificato per le semifinali dei 100 metri e passiamo alla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport, Ray Jackson difende il trono ai giochi, rieccolo, Zielinski dice ti porto assist e gol, 10 stelle nel cielo di Parigi, Fabri, finale col brivido, sono stato un bischero, dovevo farcela prima. Leo arriva a 21,76 ma solo al terzo tentativo. Oggi sfida il re Krauser, quando il leone vede il cibo grosso. Terra promessa, Errani e Paolini già nella storia, l'Italia non ha mai giocato per loro. La Garbin, la capitana, dice il loro segreto, si completano e crescono. La legge di Nole. Io continuo a pensare che Nole Djokovic, signori, potrebbe essere il più grande sportivo della storia dello sport. Io incomincio a pensare, ne abbiamo visti tanti, ma abbiamo visto grandi campioni,
ma la continuità anche ieri. Musetti ha giocato una bella partita, ma lui è implacabile. Musetti ha sbagliato una palla importante e lui su quella palla ha vinto la partita. Djokovic, comincio a pensare, 37 anni, lo può battere solo Alcaraz e Sinner. Gli altri li batte ancora tutti, è incredibile. Potrebbe essere il più grande sportivo della storia dello sport. Djokovic implacabile, batte anche Musetti, finale con Alcaraz. Musetti per il bronzo. Vediamo, Carini torna presto sul ring, Bach vede Meloni, è il presidente del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, e la Premier hanno parlato pure di Milano Cortina, lettera di Malagò. Ecco, vediamo, Alice Bellandi e poi Mostruoso, altra notte da Leon, gonfiate la vela, Tita e Banti inseguono una doppietta, ma il problema è uno, c'è poco vento. Prova di maturità, classico d'orgoglio, Italia-Polonia è sempre un esame. Andiamo al calcio, andiamo al calcio. Vediamo, Zielinski, ve l'ho già detto, dice che porterà il gol. Milan a 4 stelle, Pulisic al centro, lancia Chukwueze, attacco super con Leao e Morata. Qua si ipotizza Chukwueze, Pulisic, Leao e Morata. È una squadra molto offensiva, speriamo che nonostante questa filosofia offensiva si mantenga l'equilibrio, che è la cosa più importante. Mi sembra una squadra molto temporale su Senigallia, cari amiche e cari amici. Attenzione, in caso di maternità, contratto rinnovato per le rossonere, ci tengo a leggere questo. Il Milan è il primo club dell'elite del calcio europeo a tutelare le proprie tesserate in caso di maternità. Alle calciatrici e alle professioniste degli staff tecnici di prima squadra e di primavera saranno garantiti il rinnovo automatico di un anno del contratto alle medesime condizioni economiche in caso di maternità. In caso di scadenza nella stagione sportiva in cui la gravidanza è iniziata, anche in questo caso. E inoltre è prevista l'assistenza per i figli quando l'atleta è impegnata durante gli allenamenti e la partita. Bel gesto, bella idea, complimenti a chi l'ha avuta fra i dirigenti del Milan. Con Emerson Royal, la formazione titolare avrebbe solo stranieri, zero italiani. È una discussione, però a me personalmente mi interessano i giocatori forti. Italiani, chiaro che garantiscono magari una compattezza, però quando sono forti mi interessa. La signora e Federico sempre più distanti, chiesa a casa. Napoli ritocchi di classe, Conte la struttura c'è, ora Neres e Gilmour per la Champions. Vediamo se c'è qualcosa di calcio internazionale, oppure chiudiamo. Bonazzoli va verso la Cremonese. Andiamo a concludere con la prima pagina di Tutto Sport, sulla Juventus ovviamente, vediamo il titolo, Juve 50 milioni per Klopp, Bissek al 96 evita all'Inter la sconfitta contro il Pisa di vecchio cuore Inzaghi, vediamo sul Milan cosa dice anche Tutto Sport, così abbiamo completato i giornali sportivi sul Milan. Vediamo, arrivo qui, bisogna girare le pagine, non è sempre veloce, ma dovete avere molta fede. Ecco qua, c'è dopo la Juventus, c'è giustamente il Torino e forse, eccolo qua, ci siamo finalmente. New Milan, il modello è Manchester City, obiettivo di Fonseca è trovare un Foden rosso-nero. Teo e Magnan, rinnovi da fare, operato ieri Florenzi, entro 48-72 ore dovrebbe arrivare il sì di Emerson Royal. Siamo in fiduciosa attesa. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Temporale su Senigallia.